Sardegna zona bianca oggi, sì o no? Dipende, adesso il ministro, che ho sentito poco fa il ministro, mi ha detto che sta aspettando la comunicazione dei dati ufficiali, poi assumerà la decisione. Le tre zone rosse possono bloccare la Sardegna bianca? Questo io non credo, perché sono zone rosse, visto che sono comunque contenute, sono dei focolai oltretutto di derivazione estera, quindi penso che questo non sarà, non dovrebbe inficiare. Lei ha parlato col ministro Speranza, Pirziano, assessore Niedu, quindi non dovrebbero esserci problemi per il passaggio di fascia. Adesso vediamo, il ministro poi assumerà la decisione del caso in base a quelle che sono le normative vigenti. Attualmente i dati delle terapie intensive sono sotto soglia anche degli ospedali standard, quindi i nostri dati sono ottimi. Sì. Questo l'ha riconosciuto anche il ministro, sì. Quindi adesso aspettiamo di vedere gli sviluppi. Cosa potrebbe bloccarla eventualmente in una battuta, assessore? No, questo non dipende dalla regione Sardegna, questo dipende da quello che il ministero deciderà di assumere una decisione rispetto ai dati che noi abbiamo fornito, che ripeto sono degli ottimi dati. Sono ottimi dati, quindi la Sardegna può andare via verso la zona bianca, potrebbe bloccarla solo Roma praticamente. Esattamente. Cioè, c'è il rischio? Io non credo, comunque vedremo.